E anche qui ci siamo. Vuoi provare a montarlo? No, no, no. Lo facciamo dopo. Dopo. Tratto dalla colonna i 100. Tratto dalla colonna sonora i 100 passi. Tratto dalla colonna sonora il film. Oh. Tratto dalla colonna sonora del film i 100 passi. Perché col countdown fammi già capire com'è. Allora, io e Francesca ci siamo preparati, quindi siamo belli carichi per cominciare a discutere, a parlare di questo film. E della storia, insomma, è la storia. Innanzitutto cerchiamo di capire chi è Peppino Impastato, giusto? Dobbiamo esatto, partire da quello? Esatto. Ok. The Animals, 1964, siamo tornati indietro di parecchi anni perché dobbiamo parlare di un film che tratta un argomento importante basato non proprio su quegli anni ma più o meno, giusto Francesca? Esattamente. I 100 passi. Allora, innanzitutto questo film mi hai detto che parla principalmente di? Allora, questa è la storia di Peppino Impastato, la sua lotta contro la mafia e anche la nascita di Radio Out, un'altra radio libera, un'altra radio pirata. Cominciamo a far capire chi è Peppino Impastato? Esatto. Quindi chi è? The Animals, House of the Rising Sun. No. The Animals se vaffanculo, 1964. Peppino Impastato nasce a Cinisi il 5 gennaio 1948. La famiglia Impastato è ben inserita negli ambienti mafiosi locali. Una sorella del padre ha sposato il capo mafia, Cesare Manzella, considerato uno dei boss che individuarono nei traffici di droga il nuovo terreno di accumulazione di denaro. Peppino frequenta il liceo classico e da subito si avvicina alla politica. Assieme ad altri giovani fonda un giornale, l'Idea Socialista, che dopo alcuni numeri sarà sequestrato. Nel 1975 organizza il Circolo Musica e Cultura, un'associazione che promuove attività culturali e musicali e che diventa il principale punto di riferimento per i giovani di Cinisi. Aspetta, lo rilevo di nuovo. Però secondo me andava bene. Nel 1975 organizza il Circolo Musica e Cultura, un'associazione che promuove attività culturali e musicali e che diventa il principale punto di riferimento per i giovani di Cinisi. Più volte Peppino si era soffermato sull'importanza dello strumento radiofonico nella lotta politica perché riteneva che il momento della controinformazione fosse fondamentale per la preparazione degli interventi politici. Faceva infatti spesso riferimento ad altre esperienze di radio libere, come Radio Onda Rossa e Radio Alice. Dal 1975, anno in cui fonda... appunto il Circolo Musica e Cultura, e il 77 il salto è breve, e il 9 aprile nasce a Terrassini, in corso Vittorio Emanuele, Radio Out, un'emittente autofinanziata, libera, pirata, Radio Out sulle frequenze 98.800 MHz. Siamo pronti? Devo dire sì? Devi giocare un po' su questa cosa qua, cioè un po' per aumentare, capito? Okay. Visto che hanno un pompino di roba. Siamo pronti, prontissimi, quasi per partire. Francesca, dammi il via. Via!